L'auditorium del liceo Fratelli Testa di Nicosia è stato il teatro per la presentazione del libro di Marcello Sorgi, Le sconfitte non contano. L'incontro organizzato dalla FIDAPA di Nicosia rientra in una serie di appuntamenti culturali che l'associazione organizza ed organizzerà con autori e scrittori. Marcello Sorgi è il noto giornalista palermitano, ex direttore del TG1 e della Stampa, oggi editorialista del quotidiano torinese ed opinionista in diversi talk show televisivi. Autore di diversi libri, tra cui Daciano, il comunista e le amanti del vulcano. L'incontro con l'autore si è svolto davanti ad una sala piena ed è stato introdotto dalla professoressa Valeria Fiscella, presidente della FIDAPA, che ha ricordato il curriculum del giornalista ed ha successivamente ricordato i contenuti del libro con la proiezione di una serie di diapositive che sono diventate spunto di riflessione e discussione per l'autore. Ed è stato proprio Marcello Sorgi che ha ricordato attraverso quelle immagini diversi aneddoti della vita del padre, l'avvocato Nino Sorgi, un uomo che attraverso le sue esperienze professionali ha vissuto in prima persona 50 anni di vita storica della Sicilia con decine di personaggi incontrati dall'avvocato palermitano che hanno fatto la storia della nostra terra. Vivere stando dalla parte giusta, anche se scomoda e talvolta ingrata, non era una condizione comune a molti nella Sicilia dell'interminabile dopoguerra. E non lo è tuttora, sebbene da allora le condizioni dell'isola siano profondamente mutate. L'avvocato Nino Sorgi ha speso quasi tutto l'arco della sua esistenza a condurre quella che, se altrove potrebbe apparire come un'esperienza normale di vita, nella società siciliana aveva ed ha il sapore di una sfida. Alla fine le domande del pubblico interessato ed attento alla parola del giornalista, con un simpatico siparietto tra l'avvocato Timpanauro che ha ricordato la figura del padre di Marcello Sorgi in occasione di un'occupazione scolastica avvenuta proprio nel liceo Fratelli Testa di Nicosia negli anni 70 e che portò alla querela di alcuni studenti e professori difesi proprio dall'avvocato Nino Sorgi. Un ricordo di una figura di un personaggio pragmatico che svolgeva la sua professione in difesa dei deboli, protagonista delle lotte contadine per la terra, profondo conoscitore della Sicilia e un protagonista della cui opinione chiunque avrebbe voluto capire qualcosa dell'isola non poteva fare a meno.